Un trend che dura da 6 gare tra Coppa e Campionato, in cui gli azzurri hanno fatto festa una sola volta. Dopo il 2-1 a Udine, arrivato, grazie, guarda un po', a una doppietta firmata da Insigne. Uno di quelli che possono risolvere una partita ogni tanto, ma non tutte, come faceva un certo Higuain. Abbiamo seguito insieme questo servizio, ma insieme a noi ad ascoltarlo, ad osservarlo e molto spesso ad annuire c'era anche il direttore di napolimagazine.com, Antonio Petrazzuolo. Buonasera Antonio. Buonasera a voi. Ti ho osservato, ho detto bene. C'erano alcuni passaggi dove eri quasi un po' rammaricato nel trovarti d'accordo con Roberto Ciarrapica. Perfettamente in linea con Roberto Ciarrapica. Sai cosa è Monica? È un colpo a cuore rivedere i gol firmati Gonzalo Higuaín. C'è niente da dire, quello che manca al Napoli, purtroppo. Mi dispiace doverlo sottolineare, ma è così. È bello per il Zinca, però è da Cagliacone. Stesso Gabbiadini ci trova, però il problema è sempre lo stesso, cioè che Napoli ha la punta centrale. Il peccato originale è che si trascina ormai la parte. Il dato è inequivocabile che 11 del Napoli ha vinto il campionato e Champions League soltanto 3 punte, è un dato che migliora leggermente se guardiamo solo al campionato, ma nelle ultime 10 gare, però ci aspettiamo tutti, lo ascoltavo anche le parole di D'Ambrosio, felicissimo, però il Napoli deve. Ecco Antonio, sempre nel servizio si diceva aspettando il recupero di Milik, aspettando il mercato di gennaio, ma aspettando poi non sarà troppo tardi? Beh, questo è il rammarico principale, perché Napoli le qualità per fare bene ce le ha, a giocatori fatti, a giocatori che possono fare la differenza, e quindi Sarri deve inventarsi qualcosa di nuovo, che è pace che era più passata la stagione, bisogna anche trovare le alternative all'interno dello spogliatoio. È vero che il Napoli ha mostrato cose migliori, ma è anche vero che gli interrogativi risolti, per esempio l'utilizzo di Fogg, mai visto, lo stesso Tonelli. Ci aspettiamo le risposte diverse anche dal tecnico, che purtroppo anche alla vigilia per fare praticamente non sta mai parlando, è una scelta forse personale anche della società, però che serve un maggiore equilibrio, cosa diversa, si cambia un po' di attenzione e da tanta mentalità vincente da lui richiesta dall'attore, che quando dice che la Juventus è di un altro pianeta, è vero, una frase verissima, poi immagino poi che la dicono all'interno dello spogliato, dove comunque la giornata sono chiamati gli acqua bianco neri, e quando c'è una sconfitta come fare la Juventus, approfittarne se in casa incontro il Sassuolo, sicuramente è una formazione rispettabile, però sicuramente non è uno sprone imbattibile. Niente, ancora comunque su un altro pianeta, livelli differenti tra la capolista Juventus e il Napoli, così come invece il Napoli magari è superiore a ben altre squadre. Quindi ancora, dita incrociate per quanto riguarda la Champions, il prossimo impegno di campionato è alle porte. Grazie ad Antonio Petrazzuolo, ti ritroveremo molto presto, grazie davvero. Grazie a voi. Così come troveremo molto